Ciao a tutti, sono Mondo dello Spettacolo, benvenuti alle ultime notizie di oggi. La vita dei personaggi del mondo dello spettacolo non è solo quella che viene mostrata in TV o sui social. Anche loro, infatti, attraversano momenti positivi e altri più complessi, proprio come capita a ognuno di noi. A parlare di ciò che non si vede davanti alle telecamere è stata una delle conduttrici più amate e professionali di Casa Rai, Caterina Balivo. Foto, Instagram. Caterina, classe 1980, ha iniziato la sua carriera in televisione nel 1999, anno in cui partecipò al celebre concorso di bellezza Miss Italia. Da quel momento in poi, la vita lavorativa della bella conduttrice non ha mai subito battute d'arresto. Questo fino a 2 anni fa, quando, per sua scelta, Caterina si è presa una pausa del lavoro, per dedicare più tempo a se stessa, a suo marito e ai suoi figli. Il lockdown causato dalla pandemia da Covid-19, tuttavia, è stato vissuto da ognuno di noi in modi differenti, e in un'intervista recentemente rilasciata, la Balivo ha raccontato proprio alcune dinamiche avvenute nella sua famiglia in tale periodo. La conduttrice, inoltre, si è lasciata andare anche su alcuni racconti appartenenti al suo passato e ai progetti lavorativi futuri nei quali sarà coinvolta. Rivelazioni inaspettate. Di recente, Caterina Balivo ha scelto di raccontarsi in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, nel corso della quale ha parlato di diversi aspetti della sua vita privata. Tra i racconti che la conduttrice ha scelto di condividere, vi è anche uno riguardante il rapporto con suo marito, Guido Maria Brera. Nel periodo del lockdown, noi abbiamo vissuto la pandemia in modo diverso. Lui, fragile di salute, isolato per paura di ammalarsi, io più bramosa di normalità. Nel secondo lockdown stavamo nella casa al mare, le scuole hanno riaperto e io ero felice che i figli tornassero a socializzare, ma Guido temeva che portassero il Covid a casa. Al che, ho preso i bimbi e sono tornata a Roma, da sola con loro. Successivamente, Caterina ha parlato anche del suo passato, e quando il giornalista del Corriere le ha chiesto se avesse mai conosciuto il tradimento, lei ha risposto: certo. Sia ricevuto che commesso. Ma mi dava una meta: dirmi, con il padre dei miei figli sarà diverso. Eppure, figli non ne volevo. Poi, vedendo Guido fare il papà, ho scoperto che i weekend con i suoi bambini non mi pesavano. Il ritorno in TV di Caterina Balivo. Dopo 2 anni di assenza dal piccolo schermo, Caterina Balivo è tornata a lavoro con la conduzione di un nuovo programma in onda su TV8 intitolato Chi vuole sposare mia mamma? Presto, inoltre, avremo modo di rivedere Caterina anche sulle reti Rai, grazie a una trasmissione, Help, che condurrà a fine luglio. Ecco, sempre nel corso della sopracitata intervista, quali sono state le affermazioni della conduttrice inerenti alla sua vita lavorativa? Voglio fare cose nuove che mi stimolino. Su TV8, mamme separate si rimettono in discussione e il figlio può anche decidere per loro. Mentre Help parte dal presupposto che ogni giorno prendiamo 30.000 decisioni, magari chiedendo consiglio a un amico, mentre qui i consigli arrivano da sconosciuti. Sono due progetti molto diversi, ma entrambi con un aspetto psicologico che mi piace da matti. Io vivo di emozioni, i programmi devo sentirli. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.